Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo, nel dopo Pergolettese Arezzo, ma anche nel pre Arezzo Juventus Under 23. Andiamo subito a salutare il collega della Nazione Federico D'Ascoli, ben trovato. Buonasera a tutti. E poi con piacere diamo il benvenuto a Bruno Valdambrini di questo nuovo blog che c'è da qualche mese, buonasera. Amaranto. Benvenuto. Blog Amaranto, esatto. Benvenuto, quindi grazie. Conosceremo questa realtà che già penso parecchi tifosi leggono, come è nata, insomma siamo curiosi di sapere un po' di cose, e poi con Bruno ovviamente parleremo di questa attualità amaranto che inizia con questa amarezza, perché l'Arezzo insomma si sente un po' defraudato da questi episodi. Allora rivediamo la sintesi, poi commentiamo e partiamo da quello, anche se poi c'è da dire che oltre all'arbitro l'Arezzo insomma un po' ci ha messo del suo, perché poteva comunque chiudere la partita quando ne ha avuto occasione. Vediamo. L'Arezzo a Crema, una sfida che era andata in scena con la vecchia Pergo Crema nel 2010. L'Arezzo si impose 4-3, c'erano giocatori come Chianese e Fofana. Oggi Pergolettese allenata da Matteo Contini. Nell'Arezzo debutta dall'inizio Picchi in mezzo al campo a far coppia con Foglia, perché il resto ha confermato il 4-2-4. Proprio Foglia, dopo 4 minuti, prova a sorprendere così il portiere Ghidotti. Pallone in avanti verso Malcore, ecco la salita di Villa, parte il cross raso a terra, dall'altra parte sta arrivando Russo, Arezzo scoperto, conclusione di Russo, palla sul fondo, Pergolettese pericolosa con l'Arezzo che prova a fare la partita, Cutolo, Foglia 1-2 con Cutolo, sinistro di Cutolo, non blocca il portiere Ghidotti, poi commette fallo che dira in attacco su Canini. C'è il calcio di punizione per la Pergolettese che si fa rivedere in attacco con questa conclusione da parte di Russo con il pallone di poco sopra la traversa. Rolando verso Cutolo. Parte il tiro! Palla che tocca all'esterno della rete quasi alla mezz'ora. L'Arezzo ancora pericoloso. Sempre Arezzo con Mosti, che dira, manca il pallone, Cutolo prova a mettere in mezzo, che dira, gran controllo col destro, si mangia così il gol del vantaggio, poi protesta, non si sa per cosa, comunque pallone sul fondo. Attenzione poi al controllo di Cutolo per che dira, ancora all'indietro c'è il tentativo proprio di Picchi che cerca la porta dalla distanza, non la trova con Ghidotti proteso in tuffo. Ancora un cross con la rovesciata di Bakayoko. Nell'Arezzo nel frattempo si era infortunato Borghini, debutta l'irlandese Nolan, entrato al centro della difesa. Qui siamo nel secondo tempo, quarto minuto, Luciani, Rolando, parte il cross, c'è Belloni che schiaccia e l'Arezzo passa in vantaggio al quarto della ripresa. Belloni, gran gol da parte di Belloni, forse il migliore in campo dell'Arezzo, trova il vantaggio la formazione amaranto ed è dunque 1-0, gran cross e Belloni schiaccia e mette in gol per l'1-0. Arezzo che va a cercare il raddoppio, c'è che dica che finisce a terra, c'è l'intervento dell'arbitro che però ammonisce per simulazione proprio che dica. Angolo per la Pergolettese, palla in mezzo, deviazione di testa di Malcore, Belloni rientra, Belloni sinistro dalla distanza, Ghidotti e poi che dira, si mangia il secondo gol della sua partita. Nell'Arezzo nel frattempo è entrato Gori al posto di Golando, così come Picchi al posto di Tassi, e c'è la conclusione proprio di Gori, primo tiro che va sul fondo, è entrato anche più al posto di che dira. Cutolo prova a rientrare dal limite, Cutolo sinistro, Ghidotti in calcio d'angolo al 22esimo della ripresa. Cambi, entra Bortoluz nella Pergolettese, Luciani col destro, Ghidotti non benissimo e poi all'ultimo stava per intervenire più. Pergolettese in avanti, attenzione allo scatto di Villa, Villa mette dentro col sinistro, Bortoluz in anticipo su Nolan, secondo l'arbitro Cascone Nolan tocca in modo irregolare Bortoluz ed è calcio di rigore per la Pergolettese, eccolo qua il replay, calcio di rigore, Bortoluz dal dischetto spiazza così al 32esimo Pissardo. Bortoluz che è entrato al posto di Ferrari, primo gol in campionato per Bortoluz, destro che spiazza il portiere dell'Arezzo, Arezzo beffato dopo aver sfiorato il gol del 2-0. Arezzo che ritorna in attacco, attenzione a Mosti, pennella dentro, più tutto solo, palla sul fondo larga,
Arezzo che insiste ancora, Belloni più, che è entrato bene in partita, conclusione, c'è la deviazione, Caso è entrato anche lui nell'Arezzo, palla però in rete ma con la posizione irregolare. Calcio d'angolo per la Percolettese che sembra crederci. La presa sicura del portiere Pissardo. Bortoluz lo ostacola nel rinvio, ma poi Pissardo si rialza e lo spinge davanti all'arbitro Cascone. Si accende una parapiglia. L'arbitro ha un giallo in mano per Bortoluz. Pissardo rosso. L'Arezzo ha esaurito i cambi. Pissardo deve abbandonare il campo. Rivediamo Bortoluz che vedete non permette il rinvio a Pissardo che poi si rialza. Momento di follia di Pissardo che spinge così Bortoluz rosso e deve andare in porta Belloni con l'Arezzo in 10 che prova comunque con Caso. Palla per Gori, la palla torna ancora a Caso. Caso, Canini forse lo mette giù, arriva l'arbitro, attenzione, rivediamo e l'arbitro però ammonisce per simulazione anche Caso. Non c'è per fortuna dell'Arezzo possibilità di concludere in porta dove c'è Belloni improvvisato. Finisce qui, finisce 1-1 tra Pergolettese e Arezzo con le proteste di Luciani, di tutto l'Arezzo nei confronti dell'arbitro Cascone. Arezzo arrabbiato per la direzione arbitrale anche di Donato, vedete piuttosto scuro in volto. 1-1, primo pareggio in campionato per l'Arezzo. Allora Federico, se dovessi fare una percentuale, quanto ha inciso questo arbitraggio nel risultato finale? Ma l'arbitraggio ha inciso soprattutto perché gli episodi si sono concentrati nella fase del finale della partita, quindi necessariamente nella fase decisiva. C'è stato l'annullamento della rete di Caso e poi sempre su Caso il rigore non concesso. Sull'annullamento della rete c'è sicuramente un errore da parte del secondo assistente dell'arbitro Cascone. Per quanto riguarda il rigore, beh, insomma, io avrei dato calcio di rigore, sicuramente la simulazione di Caso, l'ammonizione per simulazione è sicuramente fuori luogo. Però al di là dell'arbitro, diciamo, ci sono, come hai detto giustamente, anche delle responsabilità dell'Arezzo. Dispiace fare dei nomi, però è chiaro che le due occasioni capitate sui piedi e sulla testa di Khedira, che era solo davanti al portiere, nel primo caso l'Arezzo poteva andare in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi arrivare all'intervallo con questo vantaggio importante, nel secondo caso addirittura andare sul 2-0 e quindi sostanzialmente poi con una fase finale della partita abbastanza attenta poteva portare a casa il risultato. In generale l'Arezzo non ha giocato male, non ha giocato nemmeno benissimo, però è vero che insomma se ci fosse una giuria alla fine della partita forse la squadra che più ha meritato i tre punti l'Arezzo, anche se la Pergolettese soprattutto nel primo tempo ha avuto qualche occasione importante. Nel gioco del bar del lunedì, no? Ho sentito dai tifosi così che dicono perché non ha giocato ad esempio Gori dall'inizio o anche lo stesso Piu che ha fatto bene quando è entrato. Ovviamente sono tutte riflessioni che si fanno a posteriori, Bruno, no? Anche perché ricordiamo che Brunori l'anno scorso fu bocciato, no? Dopo poche partite magari per molti non avrebbe più rigiocato, invece poi è esploso, quindi auguriamo a che dire, anche se con caratteristiche diverse, di avere uno stesso destino. Evidentemente Di Donato avrà visto qualcosa per confermare che dire, che sembra così sotto porta, no? Non avere un grande feeling. Sicuramente, ecco, non è che ha dimostrato di avere una fase di finalizzazione così immediata o così diciamo efficace, insomma, però sicuramente c'è da dire che all'Arezzo, almeno dal mio punto di vista, manca quel rigore, perché sicuramente fa bene e ha fatto bene Di Donato a sottolineare come almeno nelle decisioni ci debba essere una visione unica, almeno in queste fattispecie che poi determinano nel bene o nel male la partita, insomma. Quindi sicuramente anche se si nota come la squadra sia in un certo qual modo ancora un po' acerba anche a livello tattico, insomma, mancano quegli meccanismi anche tattici che diciamo possiamo dire debbano essere più fluidi, una manovra un pochino più fluida, ma questo però ecco non possiamo pretenderlo così immediatamente alla terza partita di campionato giocata, ma ci vuole tempo un po' per tutti, ecco. Assolutamente.
Allora, rivediamo qualcosa di questa partita e poi dopo con Federico anche scomodando il suo passato arbitrale, no? Perché l'Arezzo, poi lo sentiremo anche di Donato, dice delle due l'una, no? O era sbagliata o giusta la decisione appunto di Grosseto, oppure c'è qualcosa che non va. Chiaro che sono diversi i protagonisti, gli assistenti ovviamente non era lo stesso. Ma ora volendo rapidamente allargare un pochino il discorso non solo all'Arezzo, è chiaro che quest'anno nel regolamento ci sono state molte novità importanti, una che condivido particolarmente, quella che riguarda i falli di mano che ormai erano diventati assolutamente ingestibili. Diciamo questo nuovo meccanismo può essere più importante, sono tante novità che abbiamo visto, anche piccole, il fatto che su calcio di rinvio il difensore può prendere il pallone dentro l'area. Diciamo che sul caso specifico, cioè sul fuorigioco, questa norma, che non è una novità, che però voglio dire lascia all'assistente l'interpretazione di un tocco che sia il gioco del pallone, un tocco involontario, come dire, apre il campo a molte possibili interpretazioni. È chiaro che nel caso specifico, se andiamo a rivedere le immagini, non sono felicissime, ma insomma, se andiamo a rivedere il momento in cui parte il pallone dal piede di Belloni per il tiro, caso è nettamente in gioco. Quindi e voglio dire, il tocco del difensore da Pergolettese non può essere interpretato come una giocata, ma semplicemente come una deviazione involontaria. È chiaro che più il regolamento diventa impersonale, omogeneo, non interpretabile, e più è difficile sbagliare. È chiaro che non è facile interpretare, però è chiaro che se sul fuorigioco si hanno regole chiare e univoche è un po' più facile. Detto tutto questo, l'errore dell'assistente a Crema, secondo me, è un errore evidente che ha evidentemente penalizzato l'Arezzo. Assolutamente. Qui stiamo vedendo probabilmente il migliore in campo, perché Belloni ieri, insomma, sì, ha fatto assolutamente sì, perché ha fatto il bomber facendo una rete di testa che adesso rivediamo da attaccante vero, uno stacco di testa nei tempi giusti, imperioso. Poi alla fine è finito anche portiere, quindi insomma questo è il primo episodio in cui secondo me l'ammonizione per simulazione ci può stare, perché la caduta di Cedira effettivamente è un po' cercata. Il rigore per la Pergolettese c'è, onestamente dobbiamo dare anche all'arbitro quelle che sono le sue prerogative. Quello per l'Arezzo alla fine, devo dire che, considerando, ecco qui vediamo un errore abbastanza importante di Chedira, il rigore alla fine, devo dire che sono d'accordo con quanto è stato detto fino ad ora, cioè andava concesso il calcio di rigore, se non altro perché non aveva senso, motivo che caso cadesse. Se si vanno a rivedere l'immagine, si fermano, e oggi mi sono fermato un attimino a vedere, si vede che l'arbitro è coperto in quel momento lì, quindi giudica sulla sensazione. Quando si giudica sensazione, o c'è l'assistente che ti dà una mano e si prende la responsabilità di dire che quello è un fallo da rigore, però l'assistente è abbastanza lontano, oppure secondo me l'arbitro non ha visto definitivamente quello che è successo. Francamente non lo vediamo nemmeno noi, però la dinamica sembra quella di un calcio di rigore. Quello questo per la è anche qui l'immagine è abbastanza lontana. Luciani nel dopopartita dice Nolan voleva rinviare e quindi non può essere rigore. Sì, però lì in questa situazione qui si verifica un caso non di colpa ma di dolo, cioè Nolan entra in ritardo, cioè, e fa cadere l'avversario, quindi il suo ritardo fa sì che questo sia fallo. Alla stessa maniera, ecco qui anche qui Piu ha avuto una grande occasione. Diciamo che nel complesso, soprattutto, ecco qua, soprattutto nel secondo tempo, l'Arezzo avrebbe meritato la vittoria. Ecco, il caso questo, parte nettamente dietro, questo, Bruno, non so, non ci sono deviazione o non deviazione, cambia poco. E qui poi c'è l'episodio di Pissardo, che in questo momento poteva essere, perché per fortuna non hanno mai tirato in porta, perché poi l'Arezzo ha preso punizione subito dopo, no? Nella tre quarti. Ma io sono convinto che Belloni ieri avrebbe giocato avrebbe bene. Avrebbe pagato bene anche in porta. Avrebbe giocato bene anche in porta. No, ecco qui su Pissardo bisogna dire che effettivamente compie una sciocchezza, perché io comprendo l'adrenalina della partita, però lasciare la squadra in 10 senza più sostituzioni e oltretutto mettendo la squadra in condizione di giocare con un portiere che ha fatto vedere ottime cose con la Roma, come Daga, però insomma con la Juventus mercoledì non ci sarà il portiere, quindi è chiaro che, ecco qui vediamo il calcio di rigore, non è chiarissimo, diciamo, però, insomma, che anche dalla televisione non si vede, non si vede, no, cioè, è coperto, senso, anche dire, però la dinamica non è della caduta non è simulazione, sicuramente non è una dinamica da simulazione.
Sì. Vai. No, poi, no, su Pissardo, secondo me, insomma, ecco, nonostante la giovane età, però a certi livelli queste sono cose che poi ieri è andata bene, ma in altre circostanze si pagano, insomma, ecco, quindi credo che Pissardo abbia veramente fatto una grande sciocchezza, insomma, una di gioventù, mettiamola così. Ci fermiamo un secondo, poi rientriamo e ci collegheremo con il presidente Giorgio La Cava tra un attimo. Eccoci tornati, allora, in attesa di collegarci con il presidente La Cava, intanto sentiamo l'amarezza di Di Donato, l'avete visto anche nelle immagini in uscita, insomma, sembrava piuttosto arrabbiato. Allora sentiamo che cosa ha detto a fine partita. No, l'unico rammarico è non aver raddoppiato, perché è una partita a senso unico, dovevamo fare il raddoppio, e poi c'è stato quell'infortunio in cui ha decretato il rigore, e poi non riesco a capire alcune regole. Due settimane fa io ho perso una partita su un fuorigioco, però toccata da un nostro giocatore che ha rimesso in gioco l'avversario e ha dato gol. Oggi la stessa situazione, ma ha annullato il gol. Qual è la regola? Cioè, non voglio alibi, però i direttori mi devono spiegare quella regola. O è sempre fuorigioco o non è mai fuorigioco. Io due settimane fa ho perso la partita e oggi mi ha annullato il gol. Queste sono cose che mi fanno arrabbiare, perché io lavoro i ragazzi lavorano una settimana duramente, e poi per queste sviste che non si sa, non raggiungiamo i risultati che meritiamo. Ti ripeto, oggi l'unico rammarico è stato non aver raddoppiato la partita. Prestazione c'è stata, è stata buona, non ci sono stati concessi due calci di rigori, che devo vedere come sono, e devo rivedere il rigore loro. Primo tempo forse l'Arezzo padrone del campo anche nel possesso palla, qualche occasione in più per la pergolettese, la ripresa però insomma siete cresciuti a non poco. Sì, ti ripeto, noi la prestazione c'è stata, è stata anche una buona prestazione, l'unico rammarico è non aver raddoppiato, non aver chiuso la partita, che poi può capitare appunto di subire gol. Così è stato, dimentichiamo già questa partita, perché fra due giorni abbiamo un'altra partita importante e dobbiamo valutare anche l'entità di alcuni infortuni adesso. Infatti Borghini è uscito per infortunio, se hai già notizie o meno? No, Borghini in ospedale, dobbiamo ricevere ancora notizie, vediamo che si è fatto, non sappiamo ancora nulla. Arrabbiato con Pissardo per i minuti finali che vi ha lasciato in 10? Sì, è stata un'ingenuità clamorosa, perché alla fine Bortuls ha fatto il furbo ed è stato bravo, l'arbitro ci è cascato tutte le scarpe, però Pissardo deve mantenere sempre un comportamento freddo in quel momento, non deve cadere nelle trappole di piccoli gesti antisportivi. Senti, 4-2-4 anche oggi, l'avversario un po' come la Pianese si era messo con la difesa a 5, non so, alla fine ha inserito Tassi anche perché forse arriva un po' più di fosforo lì nel mezzo, perché no, magari con questi quattro esterni... Picchi ha avuto problemi, aveva un problema muscolare dietro la gamba, non giocava da tanto e quindi ha preferito uscire e ho inserito Tassi. Senti, la squadra cosa hai detto a fine partita? Testa su, perché è normale, questa è una partita in cui si può subire un contraccolpo, però la prestazione c'è stata e mancava solo il risultato. Testa su, perché il campionato è lungo, hanno fatto un'ottima prestazione e dobbiamo ripartire da quella. Allora, dovremmo essere collegati con il presidente dell'Arezzo, Giorgio La Cava. Bentornato presidente. Buonasera a tutti, se sentite un po' di rumori sono per strada, quindi vabbè, però mi sono fermato, quindi... Ah, spero ok. Di poter parlare bene. Sì, no, comprendiamo la situazione. Allora, abbiamo rivisto prima e stavamo commentando gli episodi di ieri. Io non ho rivisto, quindi se me li riracconti, cioè io l'ho visti live dal vivo, però vedere la partita. Dopo però tornando con la macchina, poi stamattina avevo da fare, non avevo tempo. No, nel senso... Iniziamo dal rigore, per noi c'era? Le simulazioni. Un rigore dato alla chiama la squadra, sì. Secondo noi quello poteva starci. L'unico, cioè quello, l'episodio grave secondo noi è il fuorigioco che è stato fischiato a caso e probabilmente il fallo finale su caso. Le immagini, il caso mi ha detto che l'ha preso, me l'ha, esatto, detto. Sono andato là a chiedere, mi ha detto no, presidente, mi ha preso proprio il piede. Quindi insomma, al di là della squadra che sicuramente, no, nel senso, ha avuto le occasioni per segnare anche 2-3 gol ieri, quindi questo ovviamente pesa, però certo, intanto se l'arbitraggio dasse quello che è dell'Arezzo, aiuta. Purtroppo gli arbitraggi non credo nella malafede assolutamente, però in Lega Pro è facile trovare arbitri più bravi e arbitri molto molto meno bravi. A volte succede, mi ricordo che anche l'anno scorso trovavamo l'arbitro, era di Ciampino, mi ricordo, perché è vicino a Roma,
e mi sembra con l'Alessandria, cioè quell'arbitro che espulse, mi sembra Pelagatti, che Santini fece quella scena, mi sembra. Sì, certo. Mi sembra, vado a memoria, mi sembra che era quella partita. Però purtroppo ci sono spesso arbitri bravi, ieri l'arbitro ha fatto degli errori e quasi tutti nei nostri confronti purtroppo. Allora, il Larezzo ha giocato 3 partite in attesa del recupero di mercoledì, adesso c'è un tour de force, si gioca ogni 3 giorni, sì. Sono usciti per il momento tutti e 3 i risultati possibili, no? Una vittoria, sì. Una sconfitta e un pari. Che mini bilancio facciamo anche della squadra, anche se alcuni protagonisti li dobbiamo vedere con continuità, come gol? Abbiamo come... anche la sfortuna che sembra veramente una nemesi, nel senso che io che ho seguito fino adesso, mi sembra, tutte le partite, non ho visto, mi sembra un amichevole con Sansepolcro e l'altra mercoledì a San Savino, però mi sembra che i migliori si facciano tutti male, nel senso a Crotone Zini stava facendo non una super, una partita magica, ha preso una legnata e ha avuto quel problema. Borghini ieri stava giocando benissimo, ha avuto quel problema, e quindi diciamo da questo punto di vista siamo un po' sfortunati. Poi ci metti anche Corrado dell'Agnello e quindi e anche Monticelli che ha problemi muscolari. Speriamo adesso di recuperare un po' tutti, è chiaro, e poi la squadra ne risente, perché ripeto, io Zini così l'anno scorso non l'avevo mai visto, era proprio aveva proprio creato tanti problemi alla difesa del Crotone, che è una squadra che poi vedi che anche in Serie B si sta comportando bene, e quindi questo dispiace, però ecco, andiamo avanti, abbiamo fortunatamente diciamo una rosa ampia, quindi speriamo che problemi non ne avremo. Federico? C'è Federico D'Ascoli della Nazione. Sì, ciao Federico. Presidente, buonasera, visto che ciao. Sei entrato in argomento, ti chiedo se hai notizie sulle condizioni di Borghini, che ieri è un po' preoccupato, insomma, il sì. Fatto che si metteva Borghini, le mani nei capelli. Farà la risonanza, la fa mercoledì, perché i medici hanno detto che in questo momento con la botta a caldo non si vedeva benissimo, quindi mercoledì la farà, quindi dopo domani. Chiaramente nella partita di Juventus, questo si sapeva, non è arruolabile. Diciamo che però sembrava, almeno così l'impressione, poi domani dobbiamo aspettare chiaramente mercoledì, però sembrava che il piede un pochettino lo riappoggiava, quindi speriamo che non sia una cosa gravissima, perché ripeto, stava veramente crescendo di partita in partita, e poi lui c'ha anche, hai visto, va spesso avanti, hai visto che ha fatto 2 gol, quindi ci serve anche da questo rivisto. Bruno, vuoi chiedere qualcosa? C'è... Buonasera, io sono Bruno Valdambrini e diciamo, il coordinatore di Blog Amaranto. Che è... Complimenti, io sono iscritto anch'io. Sì, esatto. Abbiamo, con piacere abbiamo visto che ha partecipato ad una delle nostre... volevo fare il commento a un ringraziamento a Patrizio, che è sempre vicino veramente, si dà i primi giorni che arrivai ad Arezzo, quindi c'è un rapporto particolare con lui. E quindi quarto, adesso con questa operazione crowdfunding che dovremo verso metà ottobre, fine ottobre, iniziare a delineare bene, quindi lo volevo ringraziare perché varie volte si è incontrato con una persona che mi segue questo progetto, e quindi lo volevo ringraziare pubblicamente. Ecco, la mia domanda era proprio su questo, se ci poteva dare qualche anticipazione, insomma, su questo, sì, su questo progetto. Guarda, adesso al 100% dovrebbe essere sicuramente sulla ristrutturazione delle caselle, perché ti dico la verità, prima c'era un progetto però pare il mio un po' troppo faraonico, addirittura della ristrutturazione, ma là non parliamo di ristrutturazione ma è demolizione e rifacimento della maratona, però era una cosa abbastanza improponibile, mentre grazie anche all'architetto Felici, che anzi a giorni mi dirà un po', è un po' tutto pronto alle caselle, quindi vorrebbero iniziare anche subito il lavoro di ristrutturazione, e penso che l'obiettivo crowdfunding sarà sulla ristrutturazione delle caselle. Quindi finalizzato su quello. A proposito sì. Delle caselle, Presidente, abbiamo letto questa intervista su un quotidiano a Paolo Cangi, che diceva... Che persona che stimo parecchio e
che veramente mi è molto vicino, e questo lo ringrazio perché lo considero veramente un amico. Vai. Sì, dimmi. In cui diceva sostanzialmente che c'era un accordo per la vendita della pubblicità e non per una gestione della struttura. Sì, L'Arezzo aveva fatto un mese fa circa un comunicato in cui parlava di collaborazione del Melograno per il settore giovanile. Ecco, questo accordo con il Melograno in che cosa consiste effettivamente? No, in questo accordo con il Melograno io sono sempre sincero e diretto, non ho problemi. Diciamo che quando avete visto un po' l'organigramma dei giovanili, sono persone, poi anche mi dicono, vabbè, Palazzi lo conoscevo ai tempi che stava con Serzi a Perugia, e dopo altre persone che sono sembrano bravi tecnici per il settore giovanile. Sono persone, diciamo, che abbiamo scelto insieme a Paolo, che stiamo portando avanti sì, da un po' di mesi questo progetto. Però la cosa più semplice era questo discorso di una che lui ricerca delle sponsorizzazioni anche per aiutare, proprio perché lo sta facendo veramente a livello di volontariato. Anzi, dico la verità, non lo dico senza assolutamente nessuna polemica, se ci fossero persone chiaramente come Paolo che danno una mano effettiva all'Arezzo, effettivamente anche la gestione della proprietà sarebbe un pochettino meno pesante. Tu sai che vuol dire gestione di una squadra in Lega Pro e con tutte le conseguenze, quindi devo dire grazie all'aiuto che ci sta dando Paolo. E allora l'ultima mia domanda, poi non so se si vuole unire Federico, è la domanda che ti faccio tutte le volte che ci sentiamo, se ci sono ecco, novità con quei potenziali soci di cui si è parlato poi da agosto in poi. Sì, agosto poi. Allora, quelli che incontrai, dico la verità, si sono un po' freddati perché ci dovevamo sentire, però non è che io non li voglio cercare. Se uno è interessato cerca, quindi non è che vado a cercare io. Cioè, mi avevano detto che, come ti confermo, ai primi di settembre si dovevano far sentire, però, ripeto, non avendo nessun pianere di fretta, no, che vado a cercare le persone. E quindi si sono interessati, sembravano abbastanza interessati, poi c'era anche dietro un progetto abbastanza buono di persone serie, però sai, poi nel calcio come nella vita si prendono tante strade, quindi diciamo che ecco, ti confermo che ci dovevamo sentire ai primi di settembre, loro mi hanno detto ci sentiremo, però io non li ho sentiti, quindi diciamo che la pista, quella un attimino più accreditata in questo momento, diciamo, è ferma. Altre, come ti confermo che c'è sempre interesse per l'Arezzo, però tra il dire e il fare bisogna anche dire che nel calcio chi entra, al di fuori dei discorsi economici molto importanti, devono avere molta molta passione, e sai, prima che prendi una squadra di calcio con tutti gli stress che ci sono dietro, con tutte le problematiche del tempo che ti leva al lavoro, molti ci pensano parecchie volte. Posto? Sì, cioè Federico, sia come quote che come maggioranza, chiaramente. Brevissimo al presidente, visto che l'Arezzo esce da tre partite in cui ha fatto quattro punti, ora c'è un autentico tour de force, si inizia mercoledì con la Juve, insomma, ecco, cosa senza far tabelle che poi non portano troppo bene, insomma, l'Arezzo deve prendere un altro ritmo in queste partite. Se sei un profondo conoscitore, penso che sarei d'accordo con me. Per me questa squadra, oltre a squadre di livello tecnico più alto, e meglio si trova. Io ho questa impressione, quindi può essere che chi gioca meglio con Como, si gioca meglio, diciamo, con un Albino Lepp, poi vabbè, abbiamo, mi sembra dopo il Monza alla fine di tutte, tra un pochettino, e quindi io sono abbastanza ottimista perché abbiamo difficoltà, come anche l'anno scorso, con le squadre, quelle diciamo un po' materasso, che si giocò dietro, e quindi ho visto che là un po' di difficoltà ci sono. Grazie presidente, buon lavoro, a presto. Tutti, grazie, ciao. Pubblicità. Federico, il presidente, insomma, ci diceva, e forse si era capito anche un po' così da fuori, che si era un po' raffreddata questa pista romana e non solo, poi sai come si parla di cordate, noi siamo sempre un po' in allarme. Sì, onestamente, diciamo così, quando si fanno delle trattative è sempre bene tenerle riservate fino al punto in cui non sono arrivate, come dire, quasi a compimento. Queste voci si rincorrono dopo le dimissioni del vicepresidente Massimo Anselmi
qualche mese fa, qualche settimana fa. È chiaro che adesso la cava, insomma, dice che è pesante gestire una squadra di Lega Pro in queste condizioni. Questa città, grandi segnali negli ultimi anni di attenzione, insomma, passiamo da un presidente romano all'altro, Severini, Ferretti, la cava più o meno, questi sono i tre nomi, quindi parliamo sempre di imprenditori che arrivano da fuori. Che dire, insomma, è difficile poter dare un giudizio su questa cosa. È chiaro che sarebbe meglio per tutti se la cava potesse avere un supporto, anche perché questa è una squadra che nei numeri è una squadra molto, molto dispendiosa, perché è una squadra importante, è una squadra che necessariamente deve fare risultato. Tornando al campo, in una situazione come quella delle trattative, che poi deve commentare o deve parlare chi le conosce nel particolare, se no buttiamo là un po' di luoghi comuni, sono d'accordo con la cava che questa può essere una squadra che con le squadre importanti gioca meglio, perché è una squadra che gioca, che impone il gioco, ha un modulo che in fase difensiva è abbastanza solido, ma in fase propositiva è abbastanza dispendioso, perché insomma abbiamo visto ieri Cutolo venire a riprendere palloni al limite dell'area e poi trovarsi immediatamente nell'area opposta, abbiamo visto Belloni fare tutto il campo, abbiamo visto Luciani, Foglia, insomma tanti giocatori che spendono molto dal punto di vista fisico, quindi sicuramente è un tipo di gioco molto bello, sul quale, ecco, poi bisogna stare anche attenti a gestire le forze. Bruno, comunque mi è sembrato bello carico, no? Nonostante magari la delusione, no, di ieri, però mi è sembrato, no, con un tono sì, piuttosto che, combattivo. Esatto, direi un presidente bello combattivo, come lo vogliamo, insomma, ecco, che rimanga questa voglia e questa energia, perché per adesso Arezzo, insomma, ha bisogno di questo la cava così energico e così deciso, insomma, ecco. Sentiamo anche Luciani, la sua gabbia a fine partita. Noi siamo una squadra che non cerca alibi da nessuna parte, perché crediamo nel lavoro, crediamo nel sacrificio e crediamo nella costanza che ci mettiamo nel fare le cose. Crediamo in tutta questa gente che si sposta in massa per venirci a tifare, e quindi qualcosa noi a loro dobbiamo dare. E oggi abbiamo dato il massimo, perché siamo usciti al campo con le maglie super sudate, però è sotto gli occhi di tutti che così non va per niente bene. Meritiamo rispetto da un certo punto di vista, perché dominare una partita per 90 minuti dove la Pergolettese ha fatto un tiro in porta e il rigore, non ci sto a pareggiare questa partita, non ci sto assolutamente, dove il nostro compagno di squadra manda la palla fuori dal campo e è evidentemente in vantaggio sull'avversario, non ci sto che noi dobbiamo prendere quel calcio di rigore. È andata così, ci sarà qualcuno che dovrà prendersi delle responsabilità per cercare di far sì che queste cose non succedano più, o non devono succedere sempre e solo a noi, perché ci siamo veramente stufati. E la partita penso che è sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto una partita perfetta, abbiamo dominato, abbiamo fatto tutto quello che il mister ci aveva chiesto di fare, venivamo da un periodo di inattività sempre legato a una questione della Lega che aveva spostato la partita, e quindi siamo amareggiati, siamo arrabbiati, ma con la testa così, super alta, perché noi oggi meritavamo di vincere e qualcuno ci ha levato qualcosa. Il primo tempo forse per Pergolettese ha creato qualcosina di più, a onor del vero, però l'Arezzo, insomma, siete riusciti a crescere nella ripresa, cosa è mancato? Perché sembrava davvero che il colpo del KO, comunque del 2-0, fosse lì ad un passo. Sì, non sono d'accordo. Il primo tempo io mi ricordo solo un tiro o una punizione laterale, loro non hanno preso lo specchio della porta, quindi non so. Noi invece il primo tempo abbiamo creato tanto, abbiamo avuto un paio di occasioni, una con Nello e una con Khedira, abbiamo avuto un paio di occasioni il secondo tempo, sì è vero, non abbiamo chiuso la partita, però dopo una decisione del genere ti taglia un po' le gambe. Però non ci siamo abbassati, non abbiamo abbassato la testa, abbiamo tenuta su, abbiamo creato le nostre occasioni, l'occasione di caso dove il loro lo atterra, cioè non mi va più neanche di commentarla, non voglio trovare alibi, voglio solo prendermi ciò che è mio già da mercoledì e regalare, come ripeto, una gioia ai nostri tifosi, perché se la meritano, ma noi veramente abbiamo dato l'anima oggi. Senti, a proposito di mercoledì, intanto com'è andata a livello personale a sinistra, anche se ci avevi già giocato, visto che la difesa era un po' in emergenza, no, da quella parte, adesso dobbiamo attendere anche notizie da Borghini. No, io spero che Diego non abbia subito nulla di grave o quello che magari si possa pensare. Noi siamo un gruppo in cui
tutti possono giocare i titolari, e quindi avevamo questa emergenza. Mi sono messo a disposizione del mister, come ho sempre fatto negli anni, come Luciano ha sempre fatto in tutti gli anni quando da calciatore, quindi sono contento. Sì, ok, non è il mio piede, però cerco di dare il massimo per far sì che comunque la squadra possa avere quel qualcosa in più, possa portare a casa quel 100% che purtroppo oggi non è arrivato, ma dobbiamo metterci sotto e dobbiamo subito ribaltare la situazione di oggi, perché oggi meritavamo la vittoria e qualcuno ce l'ha portata via così, così ingiustamente. Allora, ho letto su Facebook diversi commenti piuttosto negativi su Luciani, no? Che sarebbe, insomma, molto tempo che non offre, diciamo, grandi prestazioni, qualche errore, però comunque è uno dei senatori con foglia, quindi è Cutolo. Quindi insomma, sì, sì. Io me ne guarderei bene anche da esagerare forse con qualche critica. Sì, diciamo che onestamente sono d'accordo, nel senso che Luciani anche ieri non ha offerto una prestazione di grande livello, anche se poi è un giocatore che mette esperienza e mette, insomma, voglia in ogni pallone che gioca. Insomma, qualche piccolo svarione l'abbiamo visto. Le alternative sono tante, quindi credo che Di Donato, anche di fronte agli infortuni importanti come quello di Borghini e dello stesso Zini, abbia le alternative giuste per sopperire anche magari a giocatori come Luciani, a giocatori come Cutolo, che, come dire, avendo qualche anno possono anche in qualche partita, in qualche situazione tirare il fiato. Credo che nelle 4-5 partite che ci saranno nelle prossime 3 settimane, insomma, dal canto, sì, Di Donato debba fare anche un pochino di turnover, visto che ne ha la possibilità. Allora, Bruno, raccontaci un po' di Blog Amaranto, com'è nata l'idea e, ecco, quanti siete, insomma, qual è il progetto? L'idea è nata con la chiusura, diciamo, di Amaranto Magazine, che è stata un po' un fulmine a ciel sereno, nel senso, sì, esatto, un po' scioccante per tutti, anche perché era un punto di riferimento, inutile diciamo girarci attorno, era il punto di riferimento per tutti i tifosi Amaranto. È nato il blog come diciamo come strumento per non lasciar diciamo così dissolvere quella comunità che si era creata intorno ad Amaranto Magazine, quindi tutta quella comunità di tifosi che commentavano e che animavano tutte le varie discussioni. È nata un po' così, un po', diciamo, per esigenza, e poi adesso vediamo di svilupparla, di strutturarla, siamo come una startup, no? Diciamo, quindi abbiamo tante idee, tanti progetti, vediamo, ecco, quali possono essere i migliori per il blog e anche per i tifosi, ecco. Volevo ringraziare anche tutte le persone che sono già diverse, che hanno accolto, insomma, il mio invito a partecipare, perché ovviamente è un blog fatto da tifosi per tifosi, quindi tutti possono partecipare, basta che mi, insomma, mandino un messaggio, una mail, e sicuramente è uno spazio dedicato a tutti i tifosi, ecco. E noi volentieri, quando volete, ci fa piacere la vostra presenza qui nella nostra trasmissione. Un flash, visto che ci lasciamo adesso con il servizio sulla serata del Museo Amaranto della settimana scorsa, che è stata preceduta da polemiche, no, sulla premiazione poi a cui ha rinunciato lo stesso Mancini. Volevo chiedere proprio un giudizio veloce, se era una premiazione opportuna, cioè che ci stava anche da un punto di vista storico, perché comunque sotto la presidenza di Mancini si sono toccati dei livelli che, diciamo, sempre non sarà facile eguagliare, oppure se la parte, come si è conclusa quell'esperienza, con l'Ardesia finale, sì, come epitaffio. Ma sai, Mancini per la resta è stato un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Dottor Jekyll, quando ha portato l'Arezzo in Serie B, insomma, ci ha fatto vedere un grandissimo calcio, anche con determinata ambizione. Abbiamo sfiorato addirittura i playoff per fare la Serie A con Mancini presidente. Poi chiaramente quell'estate del 2010, se non ricordo male, quando lui se n'è andato a Armi e Bagagli, ha lasciato qualche strascico.
di questa serata. Io sono stato anche involontario protagonista, nel senso che hanno voluto dare un premio alla memoria di mio padre. Certo. È stata una serata molto bella. Dico che quando siamo di fronte alla premiazione di un museo come tale, come dire, si va, come dire, a fermare la storia in quel momento là, e quindi in quel momento là la promozione del 2003-2004, nata da un ripescaggio, nata da una squadra che doveva partire dalla C2 e invece ha stravinse il campionato di C1, credo che in quel senso lì forse sia stato sbagliato contestare la premiazione di Mancini. In generale i tifosi hanno tutte le ragioni del mondo a dire, insomma, che Mancini è un personaggio che con quel finale ha sciupato tutta una storia che fino a quel punto lì era stata sicuramente una storia molto importante. Bruno? Noi proprio su questa cosa abbiamo fatto anche un sondaggio, no? E abbiamo visto come proprio anche i tifosi siano divisi, nel senso, perché non c'è stata, come anche gran parte di noi ci aspettavamo, non c'è stata questo appoggio, diciamo così, netto alla posizione della curva, dei gruppi della curva, e quindi è proprio anche il sondaggio ha dimostrato come Mancini sia una figura che divide, no? Se uno guarda i risultati sportivi, tende ovviamente a dire perché no, invece chi si ricorda magari anche in maniera ovviamente il tifoso più passionale, più istintiva, l'ultima fase del percorso di Mancini, ovviamente non può che vedere in maniera negativa l'essere inserito nella Hall of Fame, insomma, dell'Arezzo. No, credo che poi la scelta abbia creato polemiche, perché poi c'è stato un clamoroso riavvicinamento di Mancini nelle ultime due stagioni all'Arezzo. L'abbiamo visto quasi sempre in casa, in molte trasferte a vedere l'Arezzo, cosa che nei precedenti 7-8 anni era stato molto raro vedere Mancini sulle tribune. È chiaro che la presenza di Kanji nelle versioni, come dire, non so, tra pubblicitario e responsabile del settore giovanile, in qualche maniera, voglio dire, Paolo Kanji è una persona a sé stante, ma insomma, se diciamo che è vicino a Mancini, non credo che non offendiamo nessuno, fa pensare, insomma, che potrebbe essere, tra virgolette, anche lui uno dei pochi imprenditori aretini veramente interessati a rientrare nell'Arezzo, anche se lui più volte, interrogato sul tema, ha smentito seccamente dicendo che non gli interessa entrare in Arezzo. Quindi in questo momento chiaramente la figura di Mancini provoca, come dire, non dico amore, ma insomma simpatia da una parte per i ricordi e odio dall'altra per gli altrettanti ricordi che ho evidenziato prima. Allora, vi lasciamo a questo servizio, rivedrete alcuni protagonisti, tra cui Bricca, che purtroppo poi dopo questa premiazione è incappato in un esonero, ci dispiace ovviamente per lui, è dalla guida del Sansepolcro. Grazie mille a Bruno Valdambrini, allora grazie, leggete per il blog Amaranto, grazie a Federico D'Ascoli e alla Nazione, domani leggiamo qualcosa. Sì, sì, assolutamente sì, ci sarà tutto il ritorno su quella che è stata la partita di Pergamo, insomma siamo già proiettati verso il mercoledì sera, con questo Arezzo-Juve, questa Juve impegnata su due fronti, nel senso che la Juve vera gioca a Madrid con l'Atletico e la Juve B gioca ad Arezzo in contemporanea, quindi insomma sarà un mercoledì particolare. Bene, grazie, vediamo la serata nel Museo Amaranto. È un'annata che ancora fa venire i brividi ai tifosi Amaranto, quella 2003-2004, una squadra che retrocessa in C2 e ripescata in C1 con l'obiettivo di salvarsi, diventò la protagonista di una straordinaria cavalcata con alla guida Mario Somma, quella squadra entrata di diritto come una delle più forti della storia Amaranto, una promozione in Serie B con un seguito di tifoseria altissimo e indimenticabile. E alcuni dei protagonisti di quella magica stagione si sono ritrovati in occasione della serata organizzata dal Museo Amaranto ad Arezzo Fiere. Io ad Arezzo ci sono stato 3 anni, ho vissuto praticamente dagli anni di Cabrini fino alla promozione.
sono stati anni belli e brutti, ho vissuto entrambi, la retrocessione, la vittoria del campionato, quindi sono stati degli anni che hanno segnato un pochino anche la mia carriera. Ad Arezzo ci sono stato bellissimo, ho tantissimi amici, quindi devo tanto anche a questa città. Io avevo già vinto un campionato a Pistoia anche prima e il gruppo secondo me, come in quell'anno, ha fatto la differenza. Eravamo tanti amici, infatti lo dimostra anche la serata di questa sera, ci siamo ritrovati, sembra che il tempo si sia fermato ed è bello così, è bello. E ognuno sapeva quello che doveva fare, quello che doveva dare in campo, ci aiutavamo a vicenda e così è nato. Poi le vittorie, si sa, fanno sempre la differenza. Venivamo da una recessione, da due anni difficili, perché poi l'anno prima ci eravamo salvati all'ultima tramite playout a Carrara, poi la retrocessione, poi dovevamo fare la C2 e mi ricordo che fine luglio si arrivò la notizia, prima di agosto, che eravamo ripescati in C1 e da lì iniziamo partita dopo partita e penso a vincerle quasi tutte. Purtroppo per me dopo quell'anno, dopo poco ho avuto la rottura del ginocchio, quindi è stata un'annata bella per certi aspetti, dopo un po' ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per qualche mese dai campi di gioco, quindi, però ricordo sicuramente con piacere tutta l'annata, i ragazzi, è sempre bello essere qua, insomma, con Arezzo un rapporto comunque particolare, ho giocato 8 anni qua, quindi quando mi viene in mente o mi chiedono dove hai giocato, mi viene subito, cioè, ho giocato anche in altre città, in altre piazze, però mi viene subito in mente Arezzo, cioè io ho giocato Arezzo, punto. Quell'anno lì ormai è passato diverso tempo, è passato 15 anni, ma è stato un anno meraviglioso perché abbiamo fatto veramente una cavalcata trionfale, mi ricordo record su record, una squadra veramente fantastica, e stasera è una serata piacevole perché ritroviamo, diciamo, i miei compagni di quell'epoca, e è una cosa bellissima. Ogni tanto ci si manda qualche messaggio, sento Passiglia, Gianni, e poi ci si vede ogni tanto con Marco Vendrame perché lui abita vicino a me, io sono di Pistoia, lui abita a Montecatini, quindi ci vediamo così, ecco, niente di particolare, così di sfuggita. All'inizio si doveva essere in C2 e poi fummo ripescati e niente, si partì un po' a fari spenti perché era un'ottima squadra, però il mister ci fece dei discorsi, mi ricordo all'inizio del campionato, di credere in lui, e in effetti poi alla fine i risultati sono venuti, perché è stata veramente una cosa bellissima, perché l'Arezzo di portarlo in Serie B era, diciamo, una cosa che è da tanto tempo che i tifosi riaspettavano questo giorno.